Amici, bentornati sul canale 9000 Giri Elaborazioni Autosportive. Avete una Golf GTI ottava serie e non vi basta quello che è la parte estetica, la parte dinamica, la parte motore, volete migliorare i vari aspetti? Seguiteci nel video così vedete che cosa si può fare per migliorare. Sigla! Ecco, come premesso abbiamo l'ultima serie delle Golf GTI, GT ottava serie. Io mi ricordo quando ero ragazzino la Golf GT prima serie, 110 cavalli, 4 marce, il sogno di tutti i ragazzini degli anni 70-74, era veramente una macchina straordinaria, non che questa non lo sia, però diciamo quella ha lasciato veramente il segno indelebile in tutti coloro che hanno più o meno la mia età. Adesso siamo arrivati appunto all'ottava serie, è una macchina migliorata sotto molteplici punti di vista, ha magari perso un pochino di carattere, ma come tutte le macchine recenti, perché per tutta una serie di motivazioni la parte stilistica le rende un po' tutte uguali, le snatura un attimino, e ovviamente per poter renderle un pochino più personali si interviene con alcune modifiche mirate, uno dei motivi per i quali noi siamo in piedi da oltre 35 anni, per accontentare appunto queste persone che vogliono rendere un pochino più personale una macchina che va già bene ma rimane un po' nell'anonimato. Allora, questo cliente qua ci ha chiesto sostanzialmente un lavoro un po' a 360 gradi che parte dal motore, quindi stage 1 sul motore, che riguarda appunto la prima cosa, questa macchina è una macchina molto recente, centralina elettronica. Adesso io vi descrivo i vari lavori che andremo a fare, che non abbiamo ancora, questa macchina ci è appena entrata, quindi così come la vedete è esattamente come mamma l'ha fatta. Vi descrivo i lavori che ci ha commissionato il cliente, per i quali stiamo aspettando i vari ricambi che stanno arrivando. Quindi parte motore, essendo la macchina nuova, solita centralina Seletron, che ci darà la possibilità di non mettere il cliente nella condizione di perdere la garanzia, ovviamente togliendola prima di andare in assistenza. In questo caso faremo una mappa non troppo spinta, quindi abbiamo calcolato sui 30-32 cavalli e 40 Nm di coppia, più che soddisfacenti per avere una macchina un pochino più brillante, che consumi un pochino meno a velocità medie, e che non tocchi minimamente l'affidabilità meccanica della vettura. A completamento della parte motore, filtro aria a pannello, questa ha una scatoletta di aspirazione, devo mettere un filtro KN rettangolare al posto di quello in cartone, e poi ovviamente la parte dello scarico. Sullo scarico, come al solito, noi privilegiamo come primo fornitore Ragazzon, perché sono tanti anni che lavoriamo con loro e non ci hanno mai deluso a livello di materiali, di qualità, di semplicità di montaggio. Quello che volevo, l'appunto che volevo fare appunto su macchine di questo tipo, essendo una Golf 8 di ultima generazione, questa macchina è dotata di OPF. L'OPF è appunto il FAP delle macchine a benzina. Noi sconsigliamo, uno per questioni legali, due perché onestamente su macchine così nuove andare a togliere d'amblè l'OPF non è, dal nostro punto di vista, non è proprio un'idea brillantissima. Quindi suggeriamo al cliente di fare magari una centralina un pochino più ridotta e di fare un lavoro sullo scarico leggermente diverso rispetto a quello che facciamo quando andiamo a trattare qualunque macchina senza l'OPF. Cioè facciamo sempre la parte centrale diretta e proseguiamo anche sulla parte terminale, che ha un'uscita a destra e un'uscita a sinistra, con un tutto tubo. Ovviamente questa parte non è omologata, però abbiamo visto che se dovessimo mettere il suo terminale sportivo omologato non cambierebbe assolutamente nulla, perché l'OPF è un filtro che va a strozzare molto la sonorità, e se dobbiamo mettere anche un silenziatore pur più piccolo rispetto a quello di serie, vanifichiamo parte dell'investimento che fa il cliente. Quindi andremo a proporgli un tutto tubo centrale e terminale con l'uscita da 112, la rumorosità sarà assolutamente elegante, non darà adito a chissà quali problematiche a livello di controllo, rimarrà sempre dentro nei 75 decibel. Ovviamente sono pezzi non omologati, noi avvertiamo il cliente di questa situazione, poi sarà il cliente dire ok, mi fai la soluzione con silenziatore piuttosto che quella a tutto tubo. E per quanto riguarda il motore direi che abbiamo completato.
Poi la parte, diciamo, assetto, il cliente non vuole abbassare la macchina perché è già una vettura con l'assetto sportivo, quindi ha già un ribassamento che nasce dalla casa, vuole solo andare a cambiare i quattro ammortizzatori in maniera tale da ridurre il rollio e beccheggio, quindi quando si vanno a mantenere le molle di serie si sostituiscono gli ammortizzatori con i famosi B6, che sono degli ammortizzatori monotubo sportivi, a taratura sportiva, che hanno l'altezza uguale a quelli di serie. Quindi la macchina rimarrà esteticamente esattamente come la vedete adesso, l'unica cosa che imbarderà, cioè avrà un rollio e beccheggio sicuramente più contenuti. A livello di comfort cambierà relativamente poco, quindi è proprio un discorso tecnico, un discorso proprio di cesello per andare a migliorare quello che è la parte di handling, che è molto importante. Come, e questo a livello di pianificazione lavori. Poi stiamo valutando, nel senso che non abbiamo ancora deciso esattamente che cosa fare, c'è una parte di materiale, un kit estetico della Maxton Design, che abbiamo già fatto vedere diverse volte, che parte dal sottoparaurti anteriore, questo è di serie ovviamente, vi sto descrivendo le cose che potremmo cambiare con il cliente, quindi un sottoparaurti anteriore, delle minigonne laterali che vanno ad abbassare leggermente il profilo rispetto a quelle di serie, un sottoparaurti posteriore sempre predisposto con la doppia uscita, tenete conto che queste sono ancora gli scarichi quelli originali, e un profilino sullo spoiler che va a completare il tutto. Quindi direi una situazione molto discreta, molto elegante, per andare a migliorare quello che è appunto la parte estetica di una macchina che nasce già in maniera molto bella. L'ultima parte che andremo a sviluppare, però aspettiamo che ci sia un consumo dei materiali, riguarda dischi e pastiglie, però non adesso, in un momento successivo quando ci sarà già un pochino di usura, per cui una parte del costo verrà ammortizzato dalla necessaria sostituzione di alcuni componenti, e mettere le mani sull'impianto frenante. Quindi questo è un impianto frenante di serie con i dischi lisci, non lavorati, e pastiglie ovviamente decisamente stradali. Quando sarà il momento, quindi io penso nel giro di fine di quest'anno, inizio dell'anno prossimo, il cliente vorrà appunto mettere a posto in maniera definitiva anche tutta la parte impianto frenante, quindi andremo a prendere dello stesso diametro i quattro dischi della ABC puntati e baffati, con relative pastiglie mescola gialla, per avere un miglioramento della frenata direi assolutamente perfetto. Per il momento altre modifiche non ci sono state commissionate. Io direi, nel momento in cui finiremo questo lavoro, ci vorrà più o meno una settimana, 10 giorni, che arrivano i materiali, li montiamo, facciamo. Nel momento in cui avremo a disposizione l'operatore e ancora la macchina, ci ripromettiamo di fare un video a consuntivo per far vedere appunto il prodotto finito. Io direi che per anche questa Golf 8 GT per il momento è tutto. Quello che vi chiediamo è cliccare sulla campanella e iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che noi facciamo. Un saluto, alla prossima!